Raffaele Della Pace, organizzatore della Winter Challenge, settima edizione, un cross che ormai negli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento. Non ci sono state poche difficoltà nell'organizzare questo appuntamento, ma poi fortunatamente, grazie alla buona volontà, si è riusciti a portare alla ribalta ancora una volta un circuito che già dai numeri di questa prima gara ha mostrato tutta la sua forza, con ben 190 partenti già tra gli agonisti, escludendo ovviamente la parte non agonistica. Raffaele, bilancio di questa giornata di gara. Bilancio di oggi è certamente più che positivo. Io faccio un attimo un passo indietro, perché è vero che Winter Challenge è una mia idea, ma tutti i complimenti vanno sicuramente al mio staff, che oggi ha preparato un percorso ottimo, e poi va ad Antonio Puricelli, alla Puma Sport in generale, perché l'input è poi arrivato da lui. Io sono uscito l'anno scorso con le ossa rotte, fracassate, praticamente il morale è sottoterra, perché c'erano diverse divergenze con altri ragazzi, invece di risolvere i problemi gara per gara si accumulavano, e quindi fino ad agosto veramente il winter era in alto mare. È arrivato l'Antonio con tanta buona volontà, tanto spirito, sponsorizzazioni, la sua intelligenza, il suo saper fare, è nato un nuovo Winter Challenge. Non ho rimpianti verso nessuno, questa è la pura verità. Mi dà fastidio, ho letto cose non vere. L'unico che ringrazio di cuore è Stefano Bertamello dell'Atletica Verbano, perché è l'unico che ha centrato veramente il problema che c'era l'anno scorso, insieme a Edo Romano, che va veramente tutto il mio ringraziamento totale. In questi anni sono stati gli unici che hanno centrato appieno il problema, quindi niente, io appena posso andrò sugli altri cross, ci rivedremo sugli altri cross, e ringrazio chi adesso fa parte di questo staff e lavora per il Winter Challenge. 6 dicembre 2009, appuntamento con la terza tappa del Winter Challenge in quella di Cardana, frazione di Besozzo. Ne parliamo con Ugo Fantoni, organizzazione e rappresentante della neonata società Sette Laghi Runners, che subito si impegna anche nell'organizzazione di una gara di casa, perché insomma, Ugo, qui c'è anche una componente importante, insomma, atleta besozzese, una bella gara a Cardana, tra l'altro in una zona davvero incantevole, quella dei Due Pini. Allora, qualche anticipazione sull'appuntamento del 6 dicembre. Dunque, a Cardana, tra le altre cose, c'è una storia dietro questo cross che riproponiamo dopo 9 anni. È un cross, quello dei Due Pini, che ha fatto un po' la storia negli anni 90. Sono state fatte 7 edizioni, la maggior parte, diciamo, valide come sempre come campionato provinciale FIDAL, e quindi aveva avuto un discreto successo con la partecipazione, mi ricordo, nell'ultima edizione nel 2001, con una partecipazione di circa 290 atleti, che allora era un ottimo successo. Poi il cambio di proprietario, eccetera, eccetera, aveva fatto sì che questa gara purtroppo andasse a morire. Adesso l'abbiamo riproposta, dopo una paziente opera di convincimento con il nuovo proprietario, ci ha dato l'ok e la riproponiamo ben volentieri, perché, come diceva Fabrizio, è un posto veramente incantevole in cui si può uscire, secondo me, un cross molto bello. Ecco, per quanto riguarda le difficoltà, se ve ne sono a livello di percorso, quali i punti del tracciato più impegnativi, e soprattutto a chi è più favorevole questa gara? Non è molto pianeggiante, assolutamente, anche se non ci sono grosse asperità come potevano esserci per esempio qui a Cadranzate, però io ricordo anche negli anni passati, è un percorso abbastanza nervoso in cui secondo me emerge un atleta più muscolare che un atleta veloce, anche se ti devo dire che il fondo del terreno è bello compatto, si possono anche tenere delle buone velocità. Quindi una gara, insomma, decisamente bella e particolare, ma insomma i cross ci abituano anche a questo tipo di percorsi. Poi credo che il Winter si possa distinguere anche per questa varietà di tracciati, da quelli più pianeggianti a quelli impegnativi. Ugo, a questo punto anche le coordinate per avere più informazioni, per contattare direttamente la vostra società in vista dell'appuntamento del 6 dicembre. Sì, noi abbiamo il nostro sito, che è www.settelaghirunners.it, ci sono tutte le informazioni per quanto riguarda come raggiungere Cardana. Io posso solo anticipare che sarà un percorso di circa 5 km su 2 giri da 2,5 km, e non mi resta che darvi appuntamento a Cardana, cercate di essere numerosi. Ed eccoci con Antonio Puricelli, ne ha parlato qualche istante fa il presidente del gruppo podistico Miralago, Raffaele Della Pace, sicuramente una mano importante nel gestire questo circuito che, ancora una volta dicevamo Antonio all'inizio dell'intervista con il presidente, sta avendo sempre più successo e i numeri sono partiti subito a gonfie vele.
Sì, è partita veramente molto bene questa settima edizione del Winter Challenge. Siamo contenti dei risultati raggiunti già oggi e che penso verranno confermati anche nel corso delle altre tappe. E questo Winter Challenge ritorna alla tradizionale formula della rilevazione tempi, che è più veritiera rispetto ai punteggi dati attribuiti in base al piazzamento. Forse questa la formula che magari in futuro sarà vincente anche in ogni altra competizione. Ecco, per quanto riguarda il circuito di gare, sempre 4 appuntamenti, tu chiuderai il circuito con la quarta ed ultima prova. Sì, chiuderemo a Casorate Sempione con il primo cross del Roncaccio, una campestre molto tecnica di 5 km che farà appunto da cornice a questa chiusura di un bellissimo Winter Challenge con anche le premiazioni finali. Antonio, a questo punto, in chiusura della nostra intervista, anche un ringraziamento da parte tua nei confronti delle persone che hanno contribuito a gestire con te questo Winter Challenge edizione 2009-2010. Sì, desidero ringraziare di cuore tutto lo staff del Winter Challenge, a partire da Raffaele Della Pace, che è stato l'ideatore di questo bel circuito, a Ugo Fantoni della Sette Laghi Runners e i suoi uomini, e a Nando Casu e allo staff dell'Athlon Runners, per essere entrati in questa nuova avventura. Ed è veramente molto bello poter lavorare con persone di cui veramente ti puoi fidare, bello veramente, ed è questa la base poi del successo di tutta la manifestazione.